Cosa ne dite di questi involtini di pollo? Semplicissimi da realizzare, super gustosi perché rimangono molto teneri. Io li ho preparati con i piselli. Li ho preparati insieme, così avevo già un contorno pronto. Se vi stuzzica l'idea, seguite questa ricetta. Passo passo li realizzeremo insieme in modo semplice e veloce. Ed ecco tutti gli ingredienti che ci servono. Fettine di petto di pollo, eccole qua. Del prosciutto cotto, delle sottilette, gli stuzzicadenti per tenere tutto insieme e poi li passeremo nella farina bianca. Non ci serve altro. Prepariamo insieme i nostri involtini. Prendiamo la fettina di carne, io l'ho battuta leggermente con un batticarne, eventualmente se non ce l'avete va bene anche un bel bicchiere di quelli pesanti, in cristallo, quelli di una volta. Poi prendiamo la nostra fettina di sottiletta, la dividiamo a metà in modo che sia ben distribuita nel pollo, nella fettina di pollo. Prendiamo un po' di prosciutto che andiamo ad adagiarlo proprio all'interno, ne prendiamo un altro po' che sia bello abbondante. E poi non ci resta che arrotolare. Ok, pian pianino arrotoliamo e fissiamo con degli stuzzicadenti. Mi raccomando, ricordatevi di dire ai vostri invitati che ci sono o di toglierli prima di servirli. Dopodiché sposto leggermente, eccoci qua. Andiamo a prendere la farina e a passarli bene bene nella farina. Questo permetterà al pollo di rimanere morbido e vedrete che la sottiletta che si scioglie renderà poi il tutto molto cremoso. Ecco qua, il nostro primo involtino è pronto, lo mettiamo da una parte e procediamo con gli altri. Bene, l'olio è alla giusta temperatura. Andiamo a mettere i nostri involtini. Li lasceremo rosolare un pochino, girandoli in modo che si rosolino bene da tutti i lati. Poi abbasseremo il fuoco e li lasceremo cucinare. Anche per una mezz'oretta, fuoco basso. Poi io andrò ad aggiungerci anche i piselli, così ho già un contorno. Eccoli qua, i nostri involtini si sono rosolati bene da tutti i lati. Adesso io vado a mettere già i piselli. Così i piselli daranno l'umidità necessaria alla carne per continuare la cottura. E dall'altra parte avrò già un contorno pronto per i miei involtini. Se a voi non piacciono i piselli, potete mettere sicuramente altri legumi oppure potete semplicemente continuare a cuocerli così, magari se volete aggiungendo un po' di brodo. Ed ecco i nostri involtini di pollo pronti per essere serviti. Se vi è piaciuta questa ricetta, un bel like sotto al video e iscrivetevi al canale. Così da avere sempre nuove idee per le vostre cene. Ma soprattutto, buon appetito!